Avete presente quello che viene identificato come il magnetismo di una persona. Facciamo un esempio, prendiamo i grandi dello spettacolo, oppure i grandi attori. Prendiamo il classico Brad Pitt, o prendiamo Angelina Jolie. Prendiamo un attore qualsiasi che ha un magnetismo particolare oppure una persona di successo, un grande imprenditore, Elon Musk, per esempio, l'uomo più ricco del mondo. Ecco, prendiamo questi personaggi e non per porli al di sopra delle persone comuni, tra virgolette, ma per utilizzarli come esempi per spiegare che cos'è il magnetismo. Il magnetismo è ciò che d'interiore ci abita. È quello che di volta in volta nei miei documenti cerco di portare con parole diverse, con esempi diversi nei miei video, nei miei documenti. E cercando di portare queste, questi piccoli concetti di giorno in giorno, spero che all'interno di noi, all'interno di ogni persona che sente risonanza con queste parole, possa risvegliarsi quella scintilla divina che in ognuno di noi abita. Ecco, il magnetismo, il magnetismo, quando si, si pensa a questa parola, qual è la prima cosa che viene in mente? Viene in mente un magnete, cioè una calamita, qualcosa che attrae qualcos'altro. Ecco, questi grandi personaggi, questi attori famosi, questi, queste persone conosciute dalla maggior parte della popolazione mondiale, hanno un motivo interiore per cui sono così conosciuti. Allora interno vi è un magnete, un magnetismo che attrae molte più persone rispetto a altre. Ci sono attori e attori, ci sono attori di serie A, attori di serie B, attori di serie C, così come nel calcio, immagino, pur non capendo niente di calcio. Ma che cosa significa questo? Che all'interno di quella persona vi è un'anima abbastanza evoluta, diciamo che nelle precedenti incarnazioni ha fatto un certo tipo di percorso, che per l'attore è quello dell'attore, che per il conferenziere è quello di esporre un determinato concetto, che per chi lavora in un'attività commerciale, qualsiasi è quello il suo mestiere, quello sarà il suo magnetismo. Le persone che entreranno nel negozio della persona che ha il suo la sua attività saranno attratte proprio da quel magnetismo che è così evidente nel mondo dei film, nel mondo dello spettacolo. Ecco, prendo questi esempi eclatanti perché Brad Pitt lo conoscono tutti, Angelina Jolie la conoscono tutti. Prendiamo anche degli scrittori famosi. Quella che ha scritto Harry Potter, per esempio, la scrittrice, la Rowling. Lei ha al suo interno un qualcosa che, portando in manifestazione quello che era la sua natura, cioè quella di scrittrice, ha attratto intorno a sé tutte quelle persone che per risonanza si sono ritrovate nel suo racconto, quello di Harry Potter. Ecco, ognuno di noi può riscoprire dentro di sé quello che è il suo magnete, quello che è il suo personale attrattore di ciò che lo circonda. E partendo da lì riesce a guardare il mondo esterno e domandarsi che cosa sta attraendo, che cosa sto attraendo. Perché se non mi piace il mio contesto, è mia responsabilità comprendere che quello che mi circonda è attratto esclusivamente da quello che mi abita. Il magnetismo è proprio dell'anima. Chi ha più magnetismo ha un'anima molto più capiente, riesce a contenere dentro di sé tutte quelle persone, tutti quegli eventi esteriori che ha attratto a sé. A chi non piace quello che esteriormente vive? Ecco, il lavoro è sempre uno, il lavoro è sempre quello, il lavoro è sempre interiore, aggiustare dentro per vivere fuori quello che è nella nostra natura. Grazie.